Gesù ci parla della risposta che viene data all'invito di Dio, rappresentato da un re, a partecipare ad un banchetto di nozze. Protagonista è il figlio del re, lo sposo, nel quale è facile intravedere Gesù. Nella parabola però non mai si parla della sposa, ma dei molti invitati desiderati ad essi. Sono loro a vestire l'abito nuziale. Quegli invitati siamo noi, tutti noi, perché con ognuno di noi il Signore desidera celebrare le nozze. Le nozze inaugurano la comunione di tutta la vita e quanto Dio desidera con ciascuno di noi. Ma per andare a questo banchetto cosa si deve pagare? Ma il biglietto d'entrata è essere ammalato, essere povero, essere peccatore. Questi ti lasciano entrare, questo è il biglietto d'entrata. E io, che sono un cattolico pratico, che vado a messa tutte le domeniche, che compio le cose, a me niente. Questo non capisce la gratuità della salvezza. Pensa che la salvezza è il frutto, io pago e tu mi salvi. Pago con questo, no, la salvezza è gratuita. E se tu non entri in questa dinamica della gratuità, non capisce nulla. La salvezza è un dono di Dio al quale si risponde con un altro dono, il dono del mio cuore.